nuota in mare aperto, partecipa a maratona in tutto il mondo e recordman in più di una disciplina. Andiamo a incontrare l'atleta paralimpico Gianni Sasso, il cui motto è semplice: nella vita non esistono limiti. Correre in salita verso la vetta del Monte Epomeo sarebbe per chiunque un'impresa titanica. Per lui il semplice quotidiano allenamento che fa quando sta nella sua Ischia. Lo chiamano l'uomo dei record. Aveva solo 16 anni quando un maledetto incidente stradale lo privò della gamba sinistra e dei suoi sogni di ragazzo. A 16 anni, quando stai vivendo all'epoca di Maradona e Platini e tu ami solo giocare a calcio e ti viene portata via la gamba, quella è stata una bella botta. Però devo dire la verità che con l'aiuto della famiglia, che è una famiglia forte, devo dire, e degli amici di sempre, ho capito una cosa, che da quella disabilità che forse potevo vivere è diventata un'altra abilità. In un modo dovevo fare e allora ho usato quello che avevo, la gamba. L'altra ormai non ce l'avevo più, quindi ho imparato a giocare a calcio con una gamba, ovviamente con l'aiuto delle mazze, le chiame, le stampelle. E quindi la mia vita è rinata, quindi da quella mia disabilità presunta è diventata un'abilità, perché poi le persone che mi vedevano giocare a calcio mi vedevano un'abilità incredibile in me, mentre io invece non guardavo la mia abilità, io guardavo loro per cercare di batterli e cercare di giocare ancora meglio, meglio di loro, meglio dei normodotati. E diventa capo cannoniere del campionato italiano di calcio amputati con la maglia del Vicenza. Ma il calcio non gli basta più, il suo obiettivo diventa un altro: superare ogni limite. E mentre svolge il suo lavoro di imprenditore e direttore d'albergo, trova il tempo per diventare campione italiano di paraciclismo a cronometro, campione italiano e bronzo europeo di paratriathlon, paralimpico azzurro a Rio de Janeiro, alpinista e poi la grande sfida. Pensare di poter fare una maratona. Partì questa idea pazza insieme a altri 3-4 amici di andare a New York nel 2008, chilometro dopo chilometro, che sentiva la gente che mi incitava: go Gianni, go Gianni, go Gianni. Arrivati agli ultimi 10 chilometri, cacchio, ho finito la maratona di New York in 5:05 e non sapevo nemmeno che era un record del mondo. Un volto sempre sorridente, un invito costante a vivere la vita con allegria. Quello che ti può dare, che è tuo della vita, veramente l'emozione, l'emozione verso le persone che ami, verso le cose che fai, verso i figli, e l'annusare la vita. A volte la vita non è altro che l'odore di quello che stai vivendo. Oggi Gianni è l'esempio perfetto di come si possa raggiungere ogni traguardo, se solo si vuole. Molte persone pensano che tantissime cose non le possono fare, ma il problema è che a volte i limiti sono soltanto la nostra mente, perché non si pensa a partire, a iniziare a fare la cosa. L'importante è iniziare a fare le cose. E frequentarlo significa trasformarsi inevitabilmente in un Superman. Non avrei mai immaginato nella mia vita di fare una maratona senza le motivazioni di Gianni. Basta guardarlo che passano tutti i dolori. Anche Luana non avrebbe mai pensato di essere in grado di correre per più di qualche chilometro. Con Gianni ha corso la maratona di New York. Perché guardando Gianni, che ha una disabilità sicuramente visibile, perché io ero più bloccata rispetto a lui? E quindi ho capito che io ero bloccata sostanzialmente nelle mie abitudini. E lui è riuscito a spronarmi, a farmi andare oltre quei limiti e quindi di andare oltre quello che avrei mai potuto credere di poter fare. L'uomo di ferro di Ischia, l'uomo che non ha limiti, il grande motivatore, ma soprattutto l'eterno ragazzo che non ha mai smesso di sorridere e, sorridendo, ha conquistato il mondo. Usa quello che hai e realizza quello che vuoi. I limiti sono soltanto nella nostra mente. Secondo la rivista Archivium, miglior presidente di museo del 2020.